Con un documento programmatico consegnato nei giorni scorsi al Consiglio Comunale di Pescara, le associazioni ambientaliste chiedono a gran voce che si istituisca un apposito comitato di gestione della Pineta d'Annunziana, soprattutto dopo il terribile incendio che poco più di un mese fa l'ha resa suo malgrado protagonista di intere pagine di cronaca. Tante le proposte messe in campo, di cui ha parlato al nostro microfono Elio Torlontano, console abruzzese del Touring Club Italiano. Il documento è stato presentato da un coordinamento di associazioni, di 14 associazioni, e il primo punto che elenca come richiesta è quello di dare attuazione alla legge regionale istitutiva 20 anni fa della riserva naturale d'Annunziana, con la nomina del direttore, del comitato scientifico e del coordinamento tecnico. Questo è fondamentale perché ci vuole un organo che lavori tutti quanti i giorni per la gestione corretta della riserva. Uno dei compiti è quello di dare attuazione al piano antincendi. Quando è successo il 1° di agosto l'incendio che ha colpito la Pineta, il piano non era pronto per essere messo in campo. Ma poi ci sono tanti altri aspetti che riguardano la gestione giornaliera, dalla regolazione degli accessi alla cura della vegetazione che c'è e le piante che non sono proprie della popolazione botanica, ma sono piante esotiche, alloctone, ma anche della fauna. Faccio un esempio: nel laghetto ci sono delle tartarughe che assolutamente non ci dovrebbero stare, ma anche i volatili che ci sono, sono stati importati, sono volatili domestici, e quindi un organo di gestione specifico deve portare avanti un suo programma pluriennale di gestione. Ecco. Oggi questo non esiste e non esiste da 20 anni, cioè dal momento in cui la riserva è stata istituita. Per Massimo Palladini, presidente della sezione pescarese di Italia Nostra, è necessario portare avanti una visione di continuità della riserva d'Annunziana con le altre aree verdi limitrofe, cercando di trovare soluzioni alle criticità esistenti che rischiano di minare lo sviluppo unitario del polmone verde cittadino. La Pineta d'Annunziana, oggi riserva regionale, è parte di un corridoio ecologico naturale che dal mare, attraverso il torrente Vallelunga, si sviluppa verso i colli, le campagne di San Silvestro, ed è essenziale che questa continuità viva. Perciò noi siamo molto attenti anche alle aree circostanti la riviera, che devono essere trattate con cautela. Invece noi ancora oggi non possediamo un comparto intero della Pineta, che è privato, e ancora oggi è in costruzione una casa, una abitazione privata nel sedime di un casello ferroviario che le ferrovie alienarono all'asta e che il Comune non ha avuto la cura di acquisire. Cioè noi abbiamo una serie di ferite aperte che sono tutte possibili cause di futuri inneschi di incendi. Cioè c'è questa non sufficiente consapevolezza del grande patrimonio che questa città possiede. Noi ce la dobbiamo tenere a cara. È il nostro secondo centro storico.